Padre Pio, vedete, ha fatto la sua la vocazione, non è uscito, stavo in convento, stavo qua, deserto totale, desolazione, eppure il suo modo di vivere, il suo modo di pregare, il suo modo di considerare il Signore, che cosa ha fatto? Che movimento ha creato, che attenzione ha creato. Possibile che davanti a questi segni non ci scuotiamo un poco? Non ci muoviamo un po', possibile che rimaniamo insensibili? Qui non c'era nulla, erano pietre, nulla c'era. Eppure anche queste zone, quante difficoltà per accettare Padre Pio. Perché? Perché non abbiamo compassione l'uno degli altri, cioè non crediamo, non abbiamo fiducia gli uni degli altri. Il mondo ci sta rendendo schiavi. Il mondo ci sta rendendo come delle pietre, come delle statue. Camminiamo, scappiamo, ci muoviamo. Non abbiamo nemmeno un minuto buono per noi stessi. Fratelli e sorelle, questa è la giornata buona. Il Signore ha preso noi, ha catturato noi oggi, a noi ha parlato. Ecco. Il Signore per noi ha compassione. E se Gesù ci vuole insegnare questo sentimento, questo rapporto, vuol dire che è indispensabile per la nostra vita. Ricambiamo anche noi compassione verso il Signore e compassione tra di noi. Sia lodato Gesù Cristo.